Io sono Matteo Berto e oggi andremo a vedere il fantastico mondo delle canalette per cercare l'oro lungo i fiumi italiani. Di cosa parliamo? Parliamo di uno strumento utile ma non indispensabile. Perché dico questo? Perché voi potrete andare a cercare l'oro, trovare l'oro anche senza la canaletta, bensì vi servirà semplicemente un piatto e una provetta. Questi concetti ho già delineati nella scorsa puntata. Il sedimento viene posto nella prima porzione della canaletta, di solito equipaggiata di un particolare sistema di cattura chiamato mille righe. Questo tappetino nero va a intrappolare le più piccole e febbrili pagliuzze d'oro, ma solamente momentaneamente. E di conseguenza viene utilizzato come fosse una sorta di spia, cioè vi fornisce un dato qualitativo. Vi sta dicendo: in questo sedimento c'è dell'oro, ma non sapete ancora bene quanto, perché logicamente non avete il modo di pesarlo sul campo. Però potete già fare delle stime, potete dire: ce n'è tanto, ce n'è poco, sta aumentando, sta diminuendo il contenuto dell'oro nelle sabbie che lavorate. Nella seconda parte della canaletta, invece, è equipaggiata con altre tipologie di trappole. Queste hanno il dovere di andare a intrappolare l'oro che sfugge dalla prima porzione e soprattutto dovete sempre sapere ricordare: la canaletta è uno strumento per fare produzione, difficilmente viene usata per fare prospezione, se non proprio in alcuni casi particolari in cui l'uso sia conveniente. E inoltre, purtroppo non trattiene tutto l'oro che ha a che fare e di conseguenza non arriverà mai a concentrare il 100% dell'oro presente nei sedimenti. Tendenzialmente tenderà a sfuggirle l'oro molto fine, soprattutto quello pulviscolare o polveroso, e quindi dovete fare molta attenzione. In questi casi specifici la canaletta dovrebbe essere un po' più larga e un po' più lunga, in maniera tale da porre maggiore superficie alla cattura e di conseguenza anche riuscire a catturare quel tipo di oro che altrimenti andrebbe perso. Anche in questi casi specifici non si raggiungerà mai il 100% di recovery, cioè quel tasso di ritenuta dello strumento. Tanto più lo strumento viene lasciato in acqua a se stesso, anche senza che voi siete lì presenti, tanto più tenderà a perdere oro nel tempo. Quindi io vi consiglio dei lavaggi più frequentemente possibile e di conseguenza magari 2-3 lavaggi a giornata, dei tappetini di cattura, ovviamente, nonché dello strumento stesso. Allora, principalmente la canaletta è molto semplice. Ha un asse di fondo e due assi sui fianchi che semplicemente sortiscono l'effetto di andare a direzionare il flusso e suddividere il flusso dallo strumento rispetto all'esterno. Inoltre, talvolta è utilizzabile anche un imbuto a monte per convogliare l'acqua nello strumento, in maniera tale che ci sia una maggiore quantità di acqua. Andremo a vedere successivamente che alcune trappole lavoreranno meglio in alcuni contesti rispetto ad altri, con alcune velocità dell'acqua rispetto ad altre, e richiederanno una tipologia di sedimento setacciato rispetto ad un'altra. Quindi il mondo delle canalette è un mondo veramente complesso, molto affascinante e ricco di spunti di inventiva. L'ottimizzazione degli utenti e degli operatori è fondamentale per far sì che ci sia uno strumento adatto alle condizioni e il più performante possibile. L'asse di base della canaletta può essere suddiviso nella figura che vedete, in cui in questo tratto nel disegno è vuoto, semplicemente verrà occupato dalle trappole che andranno a concentrare l'oro. Quindi abbiamo visto in sezione, quindi in profilo, semplicemente la base della canaletta. Qui verrà posto in mille righe, per esempio, come sorta di spia delle quantità dell'oro trattate nei sedimenti, mentre in questa località verranno poi poste le trappole. Tolte le trappole, tolto il marinaio mosso, rimarrà convenzionalmente un profilo del genere. Quindi, semplicemente parlando dal punto di vista dimensionale, avremo circa un terzo del piano di carico, come si chiama in gergo, e 2/3 per il fondo trappola. Il fondo trappola è dedito a catturare l'oro e trattenerlo il più possibile nel tempo, soprattutto nella prima porzione, nel primo terzo, e invece il piano di carico tendenzialmente avrà il ruolo di semplicemente è dove porrete il sedimento nella fase di sgranatura. E successivamente riterrà qualche traccia dell'oro per darvi un modo di capire se aumenta l'oro presente in sedimenti oppure diminuisce. E di conseguenza anche voi potrete adoperarvi per modificare magari il tragitto di coltivazione a lato del fiume, cioè semplicemente quell'area dove voi state estraendo il sedimento. La canaletta convenzionalmente per funzionare in maniera adeguata deve essere inclinata. Inclinata ovviamente con un'immersione verso valle, in maniera tale che l'acqua scorra al di sopra. È fondamentale che l'acqua scorra in maniera tale che i sedimenti possano muoversi, le trappole possano operare adeguatamente e quindi i sedimenti pesanti concentrarvisi lungo il fondo trappola. Ovviamente questa inclinazione è variabile, ma tendenzialmente varia dai 4 ai 15 gradi.
questo valore potete misurarlo semplicemente con il vostro cellulare appoggiando su degli inclinometri, piuttosto che portare invece una bolla o un inclinometro vero e proprio. Però tendenzialmente anche con un po' di pratica capirete quando la canetta funziona e quando invece non funziona. Andremo comunque a parlarne in questo video. Quindi sempre vedendo la canetta in sezione, però questa diapositiva l'ho già messa in inclinata come dovrebbe operare, non ci sono ancora le trappole né le righe sul piano di carico. Comunque a monte si metterà un imbuto per convogliere l'acqua e a valle si produrrà un piccolo conoide o esteso sulla base di quanto state lavando dei sedimenti semplicemente scartati. Nel caso in cui verrà perso dell'oro nel procedimento andremo a ritrovarlo in questi scarti. Talvolta si utilizza un piatto oppure semplicemente la canetta si allunga con un'altra canaletta in maniera tale da osservare se e quanto oro stiamo perdendo e di conseguenza modificare l'assetto. Queste slide che adesso vedremo, queste diapositive, per farvi vedere che ogni parametro può essere quantificato, cioè capire quanto lunga la canaletta serve, quanto dovrebbe essere larga per operare adeguatamente, lo spessore riguardo ai materiali. Ad esempio, io spesso uso delle canalette fatte in legno, quindi lo spessore per me è più valutabile. Molti utilizzano le canalette con dei fogli d'alluminio, quindi di conseguenza è un po' più approssimabile e non come vedete. A un certo punto, quanto l'acqua tenderà a scendere velocemente avrà un risvolto fondamentale sul funzionamento dello strumento. Troppa acqua andrà a erodere il sedimento intrappolato nelle trappole e quindi andrete a perdere oro. Invece, troppo poca acqua farà sì che intanto lo strumento tenda a lavare più lentamente e successivamente avrete saturazione delle trappole, cioè le trappole non funzioneranno alla velocità adeguata, si concentrerà meno oro, ma andiamo poi a vederlo successivamente. Sono abbastanza diffuse, soprattutto sui fiumi di pianura, delle canalette molto larghe, in questo caso si parla di circa 40-50 cm. La maggior parte dell'oro si andrà a concentrare nelle prime trappole accessibili. Si possono montare diverse tipologie di trappole, di scalini, di moss, cioè appunto questi tappeti in colla vinilica piuttosto che resina, dipende. Potete montarlo come voi preferite, molto dipende dalla tipologia di oro che avete a che fare. Tendenzialmente l'oro più è fine, più la canaletta deve essere larga e lunga per catturarlo, più l'oro è grossolano e più questi parametri invece possono ridursi. Più la canaletta è voluminosa, più sarà difficile portarla al fiume, quindi dovrete magari immaginare già di smontarla precedentemente e poi rimontarla. Avete del tempo che perdete in questa fase di conseguenza. Adesso andremo a parlare delle trappole. Allora, per quanto riguarda le trappole, semplicemente si pongono degli ostacoli al flusso dell'acqua che scorre lungo lo strumento. Più questi ostacoli sono alti, più si richiederà una certa velocità dell'acqua e una certa quantità. Più questi ostacoli saranno bassi e più questa quantità di acqua necessaria sarà bassa e di conseguenza sarà più facile piazzare la canaletta adeguatamente. Con piazzamento della canaletta intendo porre lo strumento nel fiume, convogliare l'acqua facendo sì che l'acqua scorra dal piano di carico verso il piano delle trappole e quindi esca dallo strumento con una certa quantità e velocità adeguate per far sì che questo sedimento che andrà a depositarsi e concentrarsi nel tempo sia continuamente in movimento. Quando vi è saturazione, questo sedimento sembrerà non muoversi, sembrerà fermo e soprattutto non ci sarà spazio tra un listello e il successivo. Semplicemente sarà saturato, cioè sarà pieno di sedimento. L'oro in questo caso difficilmente si concentrerà, passerà semplicemente oltre. Nel momento in cui invece ci sarà troppa acqua, è il caso opposto, cioè questo sedimento intrappolato diminuirà di volume visibilmente. Ci sarà molto spazio libero tra un listello e l'altro. E l'oro che si è andato a concentrare tendenzialmente a ridosso dello scalino potrebbe venire perso, volerebbe via, lo troverebbe via e magari si intrappolerebbe in quello successivo. Più le trappole sono alte e più ci vogliono dei parametri particolari per il funzionamento. Fare un mix trappole alte e basse a volte aiuta a catturare diverse tipologie di oro, ma trovare un buon compromesso in termini di velocità e quantità dell'acqua può essere molto complicato. Quello che voglio anche farvi notare è che le canalette sono strumenti che mimano il comportamento del letto fluviale. Come l'oro si concentra tra i ciottoli, tra i sassi maggiori dimensioni lungo il letto fluviale a causa dell'attrito che essi fanno con l'acqua, anche noi ponendo i listelli e soprattutto le trappole andiamo a far sì che lungo il nostro fondo la canaletta, invece di essere piatto, fornisca semplicemente un attrito più o meno elevato. Logicamente, di conseguenza, l'acqua a ridosso
a causa dell'attrito avrà una minore velocità, sarà privilegiata la deposizione e soprattutto dei minerali pesanti, tra cui l'oro. Continuando i nostri esempi, alcune trappole rispetto ad altre tendono ad avere dei design più o meno particolari e più o meno sono diffuse. Tendenzialmente si creano una serie di trappole in maniera tale che avendo una direzione e verso dell'acqua, in questo caso viene dalla freccia blu, il fondo genera un attrito e soprattutto si vengono a creare dei vortici, i cosiddetti riffles, cioè quello che io chiamo gli stelli in gergo o scalini. Perché? Perché semplicemente l'acqua tende ad avere una depressione, risale e di nuovo una depressione, ma questa depressione tende a fare un piccolo vortice. Il vortice è fondamentale perché intanto l'oro che passa di sopra tende a cadere e qui, grazie a questo vortice, tende a concentrarsi. La trappola retrostante il riffle è quella più performante, ma comunque c'è anche in alcuni casi una trappola frontale di minore entità. Nel momento in cui noi andiamo a situare dei riffle di minor dimensione rispetto al maggiore, nel momento di carico tenderanno a essere coperti da sedimento, cioè la trappola sarà circa satura. Ma nel caso in cui noi non introducessimo subito un nuovo sedimento, le trappole elaboreranno il sedimento che hanno a che fare e quindi dopo un po' le vedremo ricomparire e ognuna andrà a concentrare dell'oro, sempre tenendo conto che quella di maggior dimensione tenderà a concentrare la maggioranza. Ma invece di avere una superficie liscia, cioè senza questi livelli, quindi inutile a un fine di appunto concentrazione, aggiungeremo delle trappole al nostro fondo trappola, quindi aumentando la ritenuta. Tenete conto che l'oro più andiamo ad allontanarci dalla trappola primaria, più andrà a diminuire. Questa è solamente una parte della vostra canaletta. Magari io qua sto ingrandendo un 5 cm di lunghezza. Questa trama magari la ripetete 5-6 volte. Oppure semplicemente utilizzate dei riffle di diversa natura, di diversa, in questo caso diverso profilo, e ovviamente avranno delle performance particolari. Inoltre, le canalette sono uno strumento che si trovate in commercio, alcune io ve le linko nel dettaglio nel caso in cui voi voleste acquistarle, ma tendenzialmente è uno strumento che è molto artigianale e dipende molto dalle condizioni in cui voi volete lavorare. Si utilizzano in vari materiali, dal legno al compensato, all'alluminio, semplicemente formato da una serie di listelli alternati a depressioni. Qua di nuovo vi introduco dei parametri dimensionali, cioè quanto fare alte le anse laterali. Ecco, questo di solito si fa, no, alte 2-3 volte l'altezza d'acqua che utilizziamo all'interno. E l'idea è che deve isolare lo strumento dall'acqua esterna, cioè non ci deve essere acqua esterna del fiume che entra sotto forma di onde dentro. E oltretutto la lunghezza ovviamente pari della canaletta. Parlando delle trappole, spesso si utilizzano alternati agli scalini una sorta di griglia metallica a profili diversi. E sotto questa si mette un tappeto eliminatore. C'è anche una linea di tappetini, appunto della serie Gold Hog, sono tappetini statunitensi, sono fatti in gomma, hanno profili particolari, funzionano dannatamente bene, sono follemente costosi. Proseguendo con i nostri esempi, ci sono tappetini anche che possono essere con le tecnologie moderne concepiti e disegnati virtualmente in un ambiente digitale e successivamente stampati con la stampante 3D. Io stesso ho condotto esperimenti in quel settore, mi ha dato grandi soddisfazioni. Questo è quello che io volevo dirvi prima riguardo il MOS, cioè il Miner MOS. Il Miner MOS è questa trama di fili di vario genere e materiali, di solito gomma plastica, aumenta drasticamente l'attrito tra il sedimento e appunto il fondo trappola di cui questo fa parte. In questo caso vediamo i due tappetini a confronto, devono essere poi lavati accuratamente girandoli al contrario dentro un piatto, un secchiello e agitandoli con energia, con presenza di acqua. Nel caso in cui invece lo strumento funziona adeguatamente, vedrete che c'è un piccolo spazio nella depressione che rimane vuoto e quindi in conseguenza in questo momento potrete ricaricare altro sedimento. Notate che il sedimento in questo caso è molto arricchito in granato dal colore rosso e già iniziano a fiorare alcune pagliuzze. E di conseguenza nelle prime trappole avremo la maggioranza dell'oro, del piombo e di minerali più pesanti, via via allontanandosi dalla prima trappola, quindi dalla quarta, quinta trappola, l'oro tenderà a diminuire in dimensioni, in quantità e tendenzialmente anche i minerali pesanti come granato e magnetite.
Alle volte il piano di carico è liscio, ma al fondo del piano di carico, prima delle trappole, si pone una piccola riga incavata di 1 mm, 2 mm, che funge da spia. Cioè, questo sarà il primo punto in cui l'oro si deposita. Tendenzialmente non rimane concentrato per tutto il periodo di processamento, ma comunque è ottimo perché fa vedere la quantità di oro nel sedimento. Per il fondotrappole spesso si utilizzano dei comuni tappeti da auto. Comunque la scelta dei materiali, delle trappole, dipende moltissimo dall'oro che voi andrete ad avere a che fare, un dato che ottenete durante la prospezione, quando voi cercate l'oro col piatto. Comunque in generale il posizionamento ideale, visto in sezione, in questo caso è con la canaletta in bolla, non deve essere inclinata da una parte o inclinata dall'altra, deve essere solo inclinata lungo la sua lunghezza, per permettere all'acqua di discendere lo strumento, ma l'acqua non deve andare troppo verso destra o troppo verso sinistra, altrimenti si produrrà un effetto non ideale in cui il sedimento, anche se introdotto nella porzione destra, tenderà a fluire a sinistra perché la canaletta è inclinata verso sinistra, oppure d'altra parte a destra. Dovete scegliere voi dove lo strumento viene versato e il sedimento non deve deviare in una direzione. A volte invece l'acqua è talmente poca che bisogna fare delle dighe, degli invasi e si utilizza già un imbuto. L'imbuto è importante perché dal momento in cui si introduce, l'acqua che viene introdotta grazie all'imbuto farà sì che ci sarà un'area di minor velocità, perché l'acqua semplicemente collide dalle diverse direzioni e produce un'area di minor velocità. Questa area di minor velocità a volte è comoda per trattenere l'oro, soprattutto sui mille righe, nel caso in cui questa sarà presente su mille righe. Si crea quindi un invaso, talvolta esteso, in cui semplicemente alzerà di poco l'acqua per permettere di posizionare lo strumento adeguatamente. Sulla base dell'imbuto, della sua forma e della sua dimensione, l'area a minor velocità, quindi con una maggiore ritenuta, andrà a cambiare in posizione lungo lo strumento. Quindi semplicemente in una porzione rossa che si crea grazie alla collisione dell'acqua dall'imbuto avrete una minore velocità dell'acqua stessa e una maggiore deposizione. Io in questo caso sottometto il mini rig, così funziona in una maniera più performante, ma dipende, funzionano anche altri. Quindi io semplicemente vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, dei commenti, delle vostre interazioni. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere una spunta in su, un like, che mi fa molto piacere. Io sono Matteo Berto e ci vediamo alla prossima.